Allora, assessore, per accelerare la ricostruzione, perché non partono le ditte, non fate partire le ditte che anticipano? Ma le ditte che anticipano, noi l'intervento in anticipazione era un mio vecchio pallino. Quando c'erano ancora le ordinanze insistevo per fare interventi in anticipazione, in realtà mi riferivo a persone giuridiche più che persone fisiche, nel senso che se il proprietario di un immobile è una banca, una società che ha i soldi per farlo, può partire perché ce l'ha, prima recupera il capitale, prima lo rimette, come dire, in funzione, prima recupera, come dire, il guadagno, e non si vuole fare. Nelle procedure nuove non l'abbiamo inserito. Lo dice anche il decreto peraltro, quindi insomma c'è scritto, quindi si può fare. Sono cosciente di questo, solo che per estenderlo alle persone fisiche bisogna, come dire, scrivere le cose per bene, perché non possiamo poi dare il via libera per far partire una ditta, quantunque noi abbiamo valutato il progetto, capito bene quanto spenderà, e poi lasciare magari il cittadino alla mercé di quella ditta perché poi non viene pagato, perché questo è una cosa. Quindi stiamo scrivendo norme importanti di garanzia per i cittadini, perché intervengano, come dire, altri istituti in sostituzione del cittadino, non si può trovare esposto. Quindi disponibile a farlo, disponibile a impegnare le risorse che vanno dal 2017 al 2019 a farlo da subito, però queste norme vanno scritte bene perché sono passaggi delicati e non possiamo permetterci nessuna sbavatura. Ecco, saranno anche passaggi delicati, però le richieste ammontano a circa 70 milioni di euro, sono tante, quindi sarebbe un'accelerata ancora maggiore ai risultati che avete fatto. Quindi che dovete scandagliare? Lei ha usato la parola "ci stiamo ragionando", cosa significa? No, siamo talmente convinti che l'abbiamo scritto, insomma non è che l'ha scritto, non venne scritto. Non lo fa, perché non lo fate? Appunto, perché una volta scritto adesso dobbiamo dargli corpo. Se io faccio partire la ditta di Madrid Albani e non do garanzie a quella ditta o a Madrid Albani, nel momento in cui, e Madrid Albani fa il contratto con quella ditta, nel momento in cui quella ditta si trova in difficoltà, non è che viene a me, va a Madrid Albani e gli dice: ora o tu mi paghi o io ti blocco il candiere oppure io ti faccio gli atti di sequestro. È una considerazione, credo, giusta della pubblica amministrazione non lasciare, mettere in piedi procedure che non lasciano Madrid Albani in quella situazione di difficoltà. Questo è il punto. Ecco, però in un periodo di difficoltà, no, chi si può permettere di anticipare delle somme? Come le imprese sicuramente non sono quelle locali che stanno, come dire, in situazioni drammatiche. Ora viene da pensare, insomma, se l'ANCE e i costruttori possano essere d'accordo in questa cosa, no? Si stiano battendo per il contrario. Lei ne sa qualcosa? No, io non credo. Noi con l'ANCE abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, credo che questo è stato ieri, è oggi e credo sarà domani. Le norme che abbiamo scritte le abbiamo condivise anche con l'ANCE dopo che le abbiamo avute per leggere a noi. Penso al protocollo pagamenti, che è stato un passaggio importantissimo, come è stato importante il protocollo ABI. Detto questo, l'ANCE sarebbe d'accordo per gli anticipi o no? Che poi non dobbiamo pensare che le ditte locali non lo farebbero. Ci sono? Ci sarebbero queste ditte che anticipano? Faccio un ragionamento, faccio. Ci sono ditte locali che hanno lavorato e hanno, come dire, incassato, e quindi possono avere anche interesse a tenere in piedi la propria organizzazione di impresa quando faticano a uscire i progetti, la propria organizzazione di impresa partendo anticipando con i lavori. Questo lo Stato già l'ha fatto quando doveva costruire le caserme della Guardia di Finanza e fece un provvedimento d'anticipo, nel senso che finanziava la ditta e lo Stato riconosceva via via poi il rientro in 15 anni con il capitale, con l'interesse sul capitale investito. Noi non parliamo di 15 anni, parliamo di 2 anni, non possiamo riconoscere interessi perché ce lo vietano, però il mantenere la struttura di impresa quando non partono i cantieri può essere una cosa interessante per la ditta, sapendo che quel contratto, una volta siglato e coperto da un titolo pubblico, cioè il nostro, la banca può anticipare perché può andare in anticipo di contratto. Che tempi si prevedono a questo punto nel ragionamento? Siamo molto avanti, io credo che in un mese la chiudiamo.